uno spazio, quello di Via Garibaldi, che è stato pensato proprio per sviluppare trasversalmente le attività che vengono promosse dai servizi sociali, ma anche dai servizi all'infanzia del Comune di Arezzo, insieme ad altre realtà associative e professionali della città. L'idea è quella appunto di catalizzare queste competenze, queste eccellenze e fare una proposta il più possibile diciamo accessibile e interessante alla città. Quando si parla di infanzia, quando si parla di bambini, di famiglia, deve essere un diciamo bene pubblico che non solo il comune se ne deve fare responsabile, ma deve essere un qualcosa di condiviso, protetto e cresciuto diciamo insieme a tutta la comunità. Ed è per questo che il programma spazia da temi ambientali, dalla corretta alimentazione, fino anche al saper vivere relazioni in famiglia e con i genitori buoni. In questi tempi in cui forti sono i conflitti, le tensioni, saper recuperare il tempo per noi stessi, per la nostra famiglia e quindi lasciare il tempo di crescere ai bambini è fondamentale e probabilmente va imparato. Noi ci troviamo oggi a gestire patologie inerenti all'eccessivo benessere che abbiamo avuto negli anni passati, per cui le sindrome cosiddette metaboliche degli adulti sono quelle che poi comportano problematiche cardiache, cerebrali, dico tumori, e chiaramente sono quelle. Quindi iniziare fin da bambini è fondamentale, cioè una corretta alimentazione, un corretto stile di vita ci consentiranno negli anni prossimi di avere dei bambini sani, dei giovani sani, degli adulti con meno patologie o con meno comorbilità. E quindi questo programma, questi progetti sono sicuramente l'elemento fondamentale per raggiungere un obiettivo: stile di vita, alimentazione corretta, benessere.